Che bravo, Fervazzi. Ogni volta mi fa battere gli occhi quando batte con le sue mani. Un nesso particolare tra le sue mani e i Un miei collirio occhi. particolare, poi. Hai collirio? Antibattito di mani di Fravazzi. No, antico non divide. Buongiorno a tutti, o buonasera o buonanotte, perché c'è qualcuno che comunque come Fravazzi dormirà tipo 1 ora a settimana e quindi il nostro podcast se lo guarda alle 3:30 del mattino. È molto più carino da guardare di notte, Da no, no? di notte, Insieme sì. a una tisanina o un gin tonic, dipende un po' dalle vostre preferenze notturne. Vero, anche le nostre voci soavi coccolano, conciliano il pisolino. Ma Ti è venuto. chiamavano Morfeo. Catania Studio presenta il Minchia Podcast. Presentato da Mastro Pipa e dal Buon Cocco, con la partecipazione di Nicolo il Pao e Fra Fazz. Questo è il Catania Minchia Podcast. Comunque, anche cioè, il mood che abbiamo oggi è un pochettino più soft. Siamo belli comodi. Zero zanzare. Zero zanzare. Una location luminosa. Abbiamo una vetrata dove potete venire a vederci. Dove ci troviamo? Siamo d'Augusta? Non è vero, siamo a Catania. Catania City Inc. Catania City Inc. Inc. Giusto? Confermo, confermo. Perfetto, ottimo. In piazza Umberto. Le ciocchine di oggi. Sì, il nostro ciocchine. Siamo qua. Perché siamo qui? Perché abbiamo cambiato un po' la location quest'oggi? Poi perché? Sì. Organizzazione logistica. Ma in realtà anche per quale motivo? Ah, Per no. questa cosa che è un pochettino. Per il titolo che, come vedete, su questo sotto in basso, c'è scritto Oggi ci tatuiamo. No, no, No. no, no, no. Siccome no, io oggi infatti mi sono fatto anche il disegnino alla matita, sai che tatuaggio. Noi ovviamente siamo pieni di tatuaggi, stracolmi. Provenza non nei posti dove Dove non si non si possono vede. vedere perché siamo gelosi. Come vedete, questa volta una nuova inquadratura. Ora state vedendo tutta quella gente che c'è là Ah, dietro. c'è anche l'ospite Quindi, che dovrebbe nascondersi che dovrebbe comunque. nascondersi, vabbè, non si sarà Lo visto perché censuriamo, noi non parliamo. la magia della post-produzione non l'avrà Perché il fatto titolo. vedere. E oggi ci tatuiamo, non oggi ci tatuiamo con Roberto. Ops, è scappato. Comunque, le persone che ormai hai detto che stanno guardando delle persone che sono là dietro, quindi le salutiamo. Salutiamo sempre l'ottimo, splendido, trapparo Fra Fazz. Ciao, amici. È tutto perfetto oggi, peccato che ci sei tu, Paolo. Salutiamo anche il buon Nicolò. Io ho questa, diciamo, questa penna sempre addosso ai crapazzi, mi Questa bullite. croce. Allora, penso che alla decima puntata di quelle ufficiali possiamo finalmente affrontare questo argomento. Ci sono alcune non ufficiali? Beh, Eh sì, sì. extra. Extra. Città siciliana preferita? Città o paese? E questa è una grande questione. Questa è una grande questione Questa è una perché. grandissima questione. Sì, stai zitto. Ciò di cui parleremo oggi è un paese, ufficialmente. Parleremo anche di questo paese, grazie al nostro ospite che viene da lì. È un paese che è un po' la culla, diciamo, la culla del barocco. Potrebbe essere, Culla del barocco. potrebbe No, no, è essere. sicuro No, così. potrebbe essere, No, è possiamo sicuro, è sicuro opinabile così. questa È cosa. sicuro così. Poi mi piace che stiamo prendendo questo nuovo mood molto leggero, da che puntata, Del mondo perché? del genere. Oh, comodi, Innanzitutto, comodi. facciamo le nostre scuse. A lei sa chi. Le nostre più sentite scuse. Ah, mostre le nostre più sentite scuse, ma questo diciamo che non è rivolto a tutto il pubblico, ma a una persona A una precisa. persona in particolare, mi sa. Tutto quanto, siamo stati distrutti ieri da questa notizia, ma andiamo oltre. Facciamo i nostri più cari auguri. Auguri. Si chiude una porta, si apre. Un'altra emittente televisiva, perché no? Perché no? A proposito di Che emittenti dire? A televisive, proposito di emittente televisiva, passiamo da. ma dalla destra alla sinistra, Sì. alla quasi sinistra, Alla televisione che ci piace. a quella. Alla parte buona della televisione. Come si chiama? Il...
sì. Come si dice il no presidente, il capo. Direttore. Uno dei direttori più pazzeschi più che la pazzeschi. Televisione italiana abbia conosciuto. È passato sia da destra sia a sinistra. Diamo il benvenuto a Enrico Mentana. Prego, non venire. Ciao, buonasera. La terza entrata è stata la peggiore, posso dire la verità. Prima eri stato molto più pro, ma se poi la rifacciamo. No, era bella quando sei entrato facendo quelle capriole in aria. È verissimo. Non la potranno vedere. Beh, mi dispiace. È un peccato. La monteremo. Sarà su Patreon. Sarà solo su Patreon. Dovete indovinare di chi però il Patreon. Di quale youtuber italiano? OnlyFans, quello che è. Meglio. Diciamo, tu vieni da cioè, stiamo parlando di invitazione. No, innanzitutto. Ah, chi sei? Perché me l'abbiamo detto sempre su Patreon. Sempre su Patreon. Io sono Roberto Celestri, non vengo da Avola. Vengo da Noto. Nella vita faccio il divulgatore. Sia nei social, a livello visivo, sia in TV. Ho una mia rubrica su un programma di papà Cairo Editore. Quindi la 7. Che noi amiamo la 7. Certo. Con tutto certo, il propaganda. A differenza di. A differenza di. Di. Altri. Di altri. Facciamo una politica lì. Corre. Sì. Ok, l'industry di riferimento dei tuoi contenuti è. E il mio target di. No, l'industry. Ho studiato anche di che caspita parli? Okay. Sui social io non parlo, è tutto visivo. Sono dei piani sequenza all'interno di musei, istituzioni museali, chiese, fatti principalmente con una bella luce. Credo un eroe. Sì. È un eroe. Quindi io non mi faccio vedere nei social. Tanti mi definiscono art influencer, ma non lo sono. Chi sono il primo a dire che sei art influencer? Una rivista Mashable. E poi man mano tutti. Il TED, quando ho fatto proprio. Il TED. Ah, questo lo chiedo. Ecco, è arrivato subito. Minchia, fare un TEDx è la cosa più stancante del mondo, perché dopo di me ci stava il professore, quello là, la fisica che ci piace. Quindi Roberto Celestri ha detto che lavorare in miniera, spaccare pietre, è meno stancante. No, aspetta, perché Mare non era il TEDx Latina, era il TEDx Pavia con teatro a piena capienza, 700 persone, e io con la sindrome, la paura da palcoscenico. E quindi si è messo là, sono sbaglio nei TEDx ti puntano la luce. Non vedi nulla e devi fare uno speech cronometrato, quindi era un mese che ripetevo sempre la stessa cosa e all'ultimo mi sono dimenticato tutto. È chiaro. Tutto, io mi ero visto un video di Progetto Happiness che faceva ecco come ho fatto il TED. E mi sono venuti tutti sti flash prima, perché lui si era dimenticato tutto e mi sono dimenticato. Ti sei fatto indurre. Sì, poi ti sale un'adrenalina pazzesca e lo fai. E come andato? Cioè nel senso. È andata alla grande. Hai sudato tantissimo, immagino. Ho sudato tantissimo. Perché i parenti penso che siano tantissimi. Sì, mi tremava la voce, perché io proprio di fronte alla videocamera ok, ma di fronte alle persone, anche se sono 20 persone, parte l'ansia. Quindi l'unica mia salvezza è stata il fatto che non vedevo nessuno vedevo, cioè c'avevo sto proiettore puntato qua. Infatti dicevo quasi meglio il fatto che c'è tutto puntato addosso, sì. E sei accecato perché vedi 700 persone, sì. Poi c'è anche peggio. No, però è stata un'esperienza bellissima. Intanto tu, oltre ad essere il primo ospite, aver fatto un TEDx, sì. Dopo ovviamente Giuseppe Castiglia, Giuseppe Castiglia ha fatto un TEDx, sì. Ma dove? Certo. Sì. Ma condotto da Salvo la Rosa. Salvo la Rosa e presentatori. Sì. Poi sono gli intermezzi comici, ovviamente, di Davide Chio, prima delle cose serie. Vero. Andate a cercare. TEDx Augusta. Andatelo a cercare. Cioè, non abbiamo dove farla Augusta. Oltre ad essere il primo ad aver ospite, aver fatto il secondo, aver fatto il TEDx, è anche il nostro primo ospite che viene da una città non paese, cioè no paese, paese non città, città, non capoluogo, sì. Di provincia siciliano, che non fa schifo. Verissimo. Non fa schifo. Verissimo.
Lui diceva una cosa prima, Frafazzo. Cosa diceva? Cosa dicevi su... Che esperienza hai con Noto, Frafazzo? Che esperienza hai con... Vabbè, facciamo la puntata e poi facciamo gli aneddoti. No, lo racconti adesso. Dillo ora. Allora, uno dei tuoi primi reel su Noto. Ok. Bellissimo. Ok. Qual è la realtà? Sei il mio eroe, ma per carità. Io qua sono... Cioè, ma io sono ancora scioccato da quello che mi hai raccontato. Attenzione, cioè, come lo dici? Su Noto, okay. Molto bello. E io lo mandai a una persona e disse: andiamo a Noto. La ragazza era una donna. Una donna? Femmina. Un po' di destra, un po' di sinistra. Sì, quindi non nei tuoi gusti. Non nei tuoi gusti. Nei miei assoluti gusti. Non aveva lo smalto bianco. No, non aveva bianco. E forse un po' le unghie mangiate per questa era di simbolo. Wow. C'era una mission per questa cosa. Sì. Che io pensavo, ho detto, ah, Noto, bellissima, una giornata fantastica, Noto, bellissima, veramente. Quando pensavo che si dovesse raggiungere l'obiettivo, è finita male, perché penso venga fatta esce di taglio il fatto che abbiamo venduto pesce. Beh, è finita a puntare nella mia fauna. No. E qual è il nesso con il reel? Che, cioè, che è, quel, è stato il pretesto per andare a mangiare pesce a Noto. Esatto. Ma vabbè, dagli insight che ti spunta, è più donne o più uomini che ti seguono? Dei TikTok 80% donne e invece Instagram 55%. E questa cosa ti fa ringalluzzire? Beh, ti posso dire che TikTok è un social che dà molta autostima utilizzato in maniera giusta. Vabbè, sei un bellissimo ragazzo. Grazie. Andavo ci teneva a sottolinearlo. Chi ha fatto una domanda sul tema? Qual è la differenza tra i TikTok e i reel? Perché comunque i contenuti ho visto un po' sono diversi. Sono differenti. Sì, in pratica mi hanno costretto ad utilizzare TikTok. Chi? No, i poteri forti. Sì, anche uno dei pochi, cioè in media penso che ha viralizzato attraverso i reel più che dei TikTok. Sì, appunto c'è stata una situazione che fino a 2 mesi fa avevo i follower di Instagram alti e TikTok tipo 500 follower. Poi io ho cominciato a capire che per TikTok ci vuole un linguaggio diverso. Se metti la chiesa e basta non va virale, ti devi mettere tipo la faccia prima, contestualizzare. Invece su Instagram... Aspetta, ora ti faccio vedere questo affresco. No, guarda... Indovino quanto ci è voluto per farlo. No, poi lo sai qual è il problema di quel video? Che alla fine il prezzo non lo mette. Quello è il problema! E io sballo! Se continui a seguirmi te lo faccio vedere cazzo. Quello è... Se vedi, per favore, metti il prezzo. Sì, sì. Caro... Sicily FP. Comunque ti stavo dicendo che comunque la comunicazione è totalmente diversa, perché su Instagram è totalmente estetica, invece su TikTok più dietro le quinte. Gioco sul fatto che comunque è insolito avere uno spazio TV sull'arte da 21 anni. Quindi questa cosa attira. Però io cioè un video da 1.700.000 80% donne. Questo sì. Poi bisogna vedere. Ma singolarmente. Vabbè, immagino anche secondo me. Da quello che vedo sarai su Instagram molto più straniero e su TikTok italiane. Sì, sì. Su Instagram avrò il 60% stranieri. Scusami. Sì. No, mi scusi. Perché spesso mi hanno detto che interrompo le persone, non le faccio parlare, quindi io dovrei... Scusa. Pedersi della situazione. Oggi è un po' in punizione. No, dai, veramente, non ti ammizzichiare. Dicevo che... possibile questa cosa, dal fatto che su Instagram utilizzando meno linguaggio, meno parlato, meno, è più facile. Sì, appunto, io non sono sballato per questo, perché io ho combattuto tantissimo per il verificato e una cosa che mi hanno detto da Meta è: no, ma tu hai tanti follower stranieri. E quindi che cazzo vuoi? Io gli ho detto: ma se i video li faccio senza audio, ma non posso controllare la viralità del reel. Del luogo preciso. Certo. Invece su TikTok se metto anche faccio una cosa estetica, metto lingua italiana, va virale. Ah, perché aspetta, ma il verificato cosa c'entra con la lingua linguaggio? Perché fanno vari controlli, cioè per avere il verificato se lo fai dalla richiesta di Instagram sì. Può finire in un hub di Meta del americano. Quindi anche se ho il programma di Rasetta non me lo danno. Ah, perché loro invece tipo per i nostri amici, per i nostri affezionados sì. Che vogliono sì. Spunta blu su Instagram. Sì, ora sì, a momenti si potrà pagare inizio. Sì, questo sì. Sarà un po' più tipo il verificato di Tinder. Sì. Cioè tipo una cosa che comunque. Sì, Tinder o Twitter. Sì, esatto. Quindi non perderà proprio la carica. Beh, assurdo il fatto che per avere 5 pubblicazioni in Italia in realtà sì. Non è così difficile. Per...
sbaglio? 3, 5, quel che. Comunque in realtà non è impossibile, cioè se fai qualcosa, bene o male, comunque hai contatti anche nell'ambito media, sì, giornalistico, ce la puoi anche fare. No, cioè, se fa, ha senso il fatto che tu le abbia, nel senso, cioè se hai fatto qualcosa effettivamente, hai fatto un cazzo di programma su in televisione. Ma me l'hanno dato dopo 6 mesi. 18. Me l'hanno dato dopo 6 mesi, me l'hanno dato un mese fa. Quindi, ah, vabbè, quindi tutto è bene quel che finisce. Tutto è bene quel che finisce. Hai festeggiato? No, non ho festeggiato. Non ha sbagliato. No, non ho sbagliato. E la cosa è tricky per il verificato. Su TikTok me l'hanno dato subito. La prima richiesta che ho fatto su Instagram, guarda, proprio un calvario è stato. Come è nata la cosa dell'arte? La cosa dell'arte è nata perché i miei fanno restauratori e antiquari. Quindi da piccolo in pratica andavo nelle chiese. E questa cosa è rinata perché io nasco come filmmaker. Prima un podcast, Salotto Siciliano. Potevo andare lo, conosciamo. Lo conosciamo. Fan dai tempi in mezzo. Sì. Vabbè, il Pao è capo di. Appunto, io lo conoscevo perché commentava. E poi nulla, ho incominciato a pubblicare su Instagram e ho detto, ma sai che non esiste un creator che fa contenuti del genere. Ah, quindi sei stato molto lungo, cioè dal giorno 1 hai pensato, ok, devo diventare. Sì, ma mare l'ho fatto per disperazione io, perché mia madre appena ho finito scuola di cinema mi aveva detto, senti, io ti taglio le finanze, devi scendere, perché io sto a Roma. Quindi ho cominciato a pubblicare questi video e ho detto, ma cavolo, qua ci posso marciare sopra anche a livello di stampa. E noi. Ah, giusto, mentalizzato. Sì, 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 anche a livello di stampa, e poi sono cominciato ad uscire le pubblicazioni. E dovete sapere che appena esce un articolo di un magazine mezzo conosciuto e tutto, poi tutti se lo copiano e se lo incollano. Ovvio. Però è uscito un articolo di Art Tribune, è stato l'unico momento in cui mi hanno attaccato tipo 700 persone sotto i commenti. Perché hanno attaccato? Mi hanno attaccato, mi hanno definito. Sì, sì, Facebook comunque. Banalizzatore dell'arte. No, ah, perché tu fai dei riprese? Sì, poi mi controllavo, i profili erano tutti studenti o critici d'arte. Strani, di minchia. Sì, 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 sì. Che poi hanno le quindi, di Giacomo, magari. Sì, di Giacomo. Vabbè, però nel tuo profilo tu che fai? Cioè, fai una ripresa figa, vedete, sì, la Golden Age, la Golden Hour, sì, tutto il resto. E poi vai con la didascalia, fai una spiegazione. Sì, ho cominciato a fare la didascalia sotto consiglio, perché il mio stile è stato sempre, dico il posto, né hashtag né nulla. A me tutti quegli influencer che fanno tipo tutte le storielle, tipo tutti i testi, sì, tutte acchittate così. Tu hai pensato? Cioè, minimalismo puro, quindi né hashtag né nulla. Ora ultimamente sto mettendo le descrizioni perché vedo che comunque aumenta l'engagement. Vabbè, tu giochi proprio quell'effetto, se me è pelle d'oca, no? Cioè, sì, giocare con quello, sì, tu guardi il reel e fai wow, sì, ma lo sai qual è il fatto? Se tu vedi un footballero, qualcuno che ti racconta la sua vita, tu lo ascolti. Ma se tu vedi qualche influencer che parla d'arte, ah, sai, oggi ti spiego perché Caravaggio fa schifo, tu ti incazzi. Sì, certo. Ti incazzi. E quindi forse nella nicchia arte, quelli che la spiegano non stanno simpaticissimi, vi posso dire. Forse perché tipo non penso sia una cosa di cui tutti possono parlare, perché per parlare, cioè l'arte, sì, tu la vedi, puoi esprimere, sì, il tuo parere, più o meno, però per parlare in maniera tecnica comunque un minimo devi saperne, e quindi poi si crea quella nicchia, sì, secondo me, di persone che dice sì, ma tu non lo sai, lo so io che ho studiato, sì, e quindi non lo puoi apprezzare. Sì, invece se uno pubblica un video che è quell'opera, quella cosa oggettiva, io ti dico il nome dell'opera, non si creerà dibattito, casomai apprezzamento, ricondivisione, ma non le spiegherò mai online. Tu non hai haters? Praticamente no, ce le ho solo su Facebook, quando sotto gli articoli. E vabbè, qualche immagine degli articoli. Qualche video sotto c'è, ovviamente, ma c'ho più hater a Noto in generale che. Questo sto dicendo. Ah, minchia, vabbè. Questo dicendo, immaginavo che Noto fosse la situazione. Nemo profeta in patria. Nemo profeta in patria. Dicevo prefazzo. Perché comunque è la persona più famosa di Augusto attualmente. Dopo, chi è che c'è famoso da questo? Aspetta, no, Fiorello. No, Fiorello. Fiorello è di Catania, no, però ha visto da Augusto. Andava a scuola con mia zia. Ed è un. È un grande persona. Io lo è un grande showman. Vabbè, dicevamo comunque sul Noto. Sul Noto. C'è uno dei paesi con più chiese che abitanti. Prima di introdurre Noto, cioè perché stiamo parlando di Noto? Perché, comunque, perché lui è originario di Noto? Ma non solo lui è originario di Noto. Corrado? Perché ti chiami Corrado? Tu del Rocco, va. Chi è? Tuo madre o tuo padre? Il mio papà. Il tuo papà. Di cognome? Di cognome Finocchiaro. Classicissimo. Corrado Finocchiaro. Quindi tu sei in mezzo, 10 anni.
Allora, mio padre è nato a Noto, poi si sono stati subito a Catania, però mezza famiglia è rimasta là. Perché i nonni sono originari di lì. Lui va a mare a Calabernardo. Tutti i catanesi vengono a Noto, a Siracusa. Sì, Siracusa, diciamo, è una delle parti più belle di mare della... Infatti Noto è tipo quelle città tipo Le Toiani, Manzamemi, fa parte di Catania, anche se non fa parte di Catania. Sì, perché... soltanto che erano tutti catanesi. Le Toiani è Noto, diciamo. No, vabbè, quello... Non vabbè, artisti, vabbè, c'è livello di popolazione, cioè, quindi perché cambiate? Vabbè, quindi su Noto? E qui, no, cioè, io iniziato con... Cioè, no, con... non è l'haters, è più la persona che ti vede, ti conosce di vista, però dici, chissà, la conferenza non c'è proprio. chissà. Fai video rinse chiese, tu non puoi capire, io quando ho subito sto fatto per 6 mesi, fai video rinse chiese, quando era all'inizio ed era solo il discorso che avevo dei follower, fai video rinse chiese. Perché non si capisce. Poi dopo il programma tutto sia, tutti, pare sono nella fase tutti amici. Certo. Ed è una fase tremenda perché non ti fidi. È la social proof che ti chiama la televisione italiana. Sì. Cioè, la cosa bella che da Noto, per i piccoli sono quello con i follower, amico tipo dei TikToker, perché in agenzia ci stanno un sacco di TikToker. E per i grandi sono New Kid Urati in TV. Ma te lo dicono di trovarti un lavoro? No. Ah no? Ormai non vedo, quella televisione secondo me forse è prima. Mia madre, ci sono stato un attimo a fargli capire che questo qua è un vero lavoro. Comanda. Sì. Però io in generale vado e ti dicono perché non te ne vai a lavorare. Non me lo dicono minimamente. Vabbè, però penso Tom, hai fatto dare il primo bonifico, nel senso dalla 7 mi ha detto. Ha okay, detto lavoro. Sì, dopo la 7 mia madre mi. È tranquilla. Sì, mi crede. Ma è tipo se ne va dagli altri restauratori dimando. No, mia madre è modesta. E io sono passato in città, siccome comunque è l'unica che fa restauro, fa c'ha antiquari. D'essere figlio di mia madre, d'essere. Ora lei è mamma di Roberto. Ush. Ah. E tu siamo 20.000 allo studio Noto. Sì, un dia pure. Ora non so se consigliamo di andarlo a trovare. Sì, se cercate dei. Becca restauri. Bisogna dire la verità. Sul Noto. Io non so questa storia. Quindi okay. Spiegatela come se. Allora. Come se avessi davanti un bambino con la barba e due ricchi. Tu l'hai fatta la reveal. Cioè l'hai detto. Perché stiamo parlando di Noto. Perché stiamo parlando di Noto? Perché sei di Noto, no? E tu, ma magari un pochino sì. Sì, ok, perfetto. A Noto c'è una comunità di 5.000 rom, tutti con la cittadinanza. Perché negli anni 50 un sindaco per interessi che ora non so cosa, gliela data. Okay. Quindi abbiamo il nostro quartiere proprio che è popolato dai camminanti, che loro si fanno... Camminanti perché nomadi, cioè... Sì, nomadi, però stanno fissi a Noto. Coloro che camminano. Oh. Sì, quindi è una cosa molto particolare. L'anno scorso per alcuni disguidi si vociferava che mandassero l'esercito proprio a presidiare la zona. Ah, ma è tipo Israele-Palestina? Sì, tipo una Gotham City di Noto, come ti posso dire. Un po' come questa cosa fa molto ridere. La cosa dell'elfo, io ci raccontavo l'elfo, il fatto che quando San Berillo è stata. Sono più utile. O piena degli albanesi, magari. Cioè, situazione piena degli albanesi. Ottima ricotta. Ottima ricotta. Anche il carnolo più buono della situazione. Penso faremo una puntata là. Con i carnoli. Con i carnoli. Piena degli albanesi. Piena degli albanesi. Bellissimo. E quindi. Vedete Noto cosa l'avete visto. Più chiese a Roma o più chiese a Noto? Le chiese più belle stanno a Roma. Noto dentro sono spoglie, perché il barocco netino, il tardo barocco siciliano era caratterizzato da queste architetture molto belle all'esterno, all'interno comunque le maestranze erano diverse, quindi il barocco romano all'interno è migliore. Ecco perché faccio video solo fuori a Noto. La Fazza ringrazio. Comunque potrei ringraziare. Che stile ha questa colonna? Che stile ha questa colonna? Bella domanda. Non lo puoi guardare quello. Mi dispiace. Quella? Quella è tipo una colonnina delle cappelle al cimitero, lo sai, quelle nuove fatte con lo stile moderno? Verissimo. Vabbè, prego, quella domanda. Comunque, una domanda. Tu conosci Iago, vero? Sì. Che odore fa Iago? Mimose. Non avevo dubbi. Non avevo? Mimose. Mimose, primavera, fresco e verginità. No, non verginità. Non verginità. È un odore Michelangelo. Michelangelico. Tu lo vedi, Iago, e dici: io sto conoscendo una persona che finirà sui libri.
vero? Non lo so, io ho pensato un po' a questo, perché comunque le statue sono bellissime, ma anche il lato marketing che fanno dietro a tutte le opere è qualcosa di impressionante. Non lo so, se per me è veramente pazzesco. Sì. Cioè, wow. Ma prima lui ha detto il nuovo Michelangelo, tu hai detto no, finalmente va. Ci piacesse Giacomo, gli piacerebbe Giacomo, si chiama, di essere il nuovo Michelangelo. Perché principalmente secondo me, sì. Poi dimmi se sbaglio, fattore 1, quello stava con scarpello e basta, sì. E poi vabbè, oggi quello ci va col trapano, cioè, e hanno una tecnologia dietro che è diversa, ti permette di poter fare tipo robe completamente pazze oggi, e all'epoca invece lui, per uscirsi fuori da un blocco di marmo, quello deve essere un po' più pazzo completamente. Sì, sicuramente questo è la domanda che mi pongo sempre quando vedo una scultura pazzesca dentro una chiesa. Io penso sempre, questa cosa l'hanno fatta senza elettricità. Però non è che non condivido, però stona forse un minimo il fatto di paragonarsi ai maestri passati, però la motivazione che dà lui a questo paragone, io mi paragono a Michelangelo per aspirare a lui. Lui dice non ci arriverò mai, però intanto c'ho una motivazione. Perché non darci questa motivazione? Ed è la verità. Io aspiro a fare cose a livello di Alberto Angela, non ci arriverò mai, però intanto c'ho un modello, c'ho un riferimento. E quindi io per questo la condivido. Poi sono le persone che appresso gli dicono ah, il nuovo Michelangelo, ma dà questa spiegazione lui. Se la sento un po' sugata. Non ti dico questo perché lui è molto... No, è dopo curiosità. Cioè sai, quando l'ultima volta che l'ho visto siamo stati a Rione Sanità con Red Bull, un mesetto fa, c'erano tipo 70 persone a questo evento. Ha parlato con tutte e 70 e sta cosa mi ha fatto riflettere, perché comunque può anche sentirsela. Lui non ha lo studio, non è una chiesa sconsacrata in centro, no? Sì, è una chiesa sconsacrata. Un mostro, immagino. Mostro. Ci sono, se vedete il reel, quello là che gli è andato meglio, che c'ha tipo un milione di like. Si chiude con questa immagine della Pietà con questo fascio di luce che entra, che è spettacolare. E io appunto mi sono ispirato per lo stile mio ad un video che ha fatto lui una volta, che era solamente questo piano sequenza dove girava, faceva questo parallasse. Secondo me Emma Loro l'ha valorizzato tanto nel video di Napoli. Progetto Happiness. Quello che è andato, Progetto Happiness. Quello che è andato meglio in assoluto di video su Iago, Progetto Happiness. Tanto. Sì, però quello di Emma Loro c'è tutto il discorso dei bambini, che lo collega con il figlio velato. Che è quest'opera che ha fatto lui, penso l'avete vista, che è ispirata a Cristo velato. Quindi sì, è molto bello il video di Malore, mi fa capire un po' Iago e spiega questo discorso anche di Michelangelo. Ti l'ho fatto quella domanda, tipo, se la sente sugata, perché lui dai video sembra una persona super umile, modesta, però sono quelle là che più sono la sua. Esatto, ma quindi quello mi viene. Lo sai che ti posso dire? Secondo me lui è molto consapevole di quello che è diventato e delle sue capacità a livello artistico. Secondo me è questo. Però il fatto che mi ha detto che lui già è molto umile. Cioè io l'ho conosciuto perché mi ha invitato lui alla sua mostra. Quindi okay. Non l'ho conosciuto perché gli ho scritto per qualcosa. Quindi lui con me, ho visto come si relaziona con le persone, è molto umile, molto a posto. E risponde a qualsiasi tipo di domanda, si ferma a parlare, fa foto, fa video, dà consigli. Non come Mastro Pio. No. Antipaticissimo. Sì, non mi beccato per strada. Veramente ubriaco che parte schifo. Ubriaco? Se non becchi ubriaco è così. Quello è Mastro Pio ubriaco. No, comunque, cioè, secondo me il fatto che... stiamo parlando del concetto, no, di Iago, che non può essere comparato a Michelangelo perché una volta l'arte era scarsa e tutto il resto, però nel senso, una volta che hai una certa tecnologia, perché non sfruttarla per rendere l'arte ancora più perfetta, tra virgolette, nel senso, sì. Puoi fare le cose minuziose, calcolate al millimetro, quindi perché no? Cioè, qual è la cosa? Perché te la vuoi sapere su casa, se utilizzi soltanto martello e picchietto, quando puoi fare più lavori, perché sei più veloce nel fare lavori, ma nel contempo puoi creare una cosa ancora più bella. Poi alla fine è obiettivo, tu guardi quelle due cose, al di là del suo background hai un impatto visivo iniziale. Sì, assolutamente, l'impatto è enorme, soprattutto quando lui fa l'esposizione, quindi vengono illuminate perfettamente le sue opere.
Però anch'io sono d'accordo sull'utilizzo dei nuovi mezzi, dei nuovi media, perché lui non solo è uno scultore, lui è un ottimo imprenditore di se stesso. Perché ci stanno scultori poco conosciuti, altrettanto bravi come Iago, però sono poco conosciuti perché comunque non sono riusciti ad avere tutto quel caos mediatico che poi comporta anche tante critiche, perché non accade mai che poi, soprattutto nel campo dell'arte, di un artista, io riprendo, io sono un funzionario della grande macchina dell'arte italiana, ma un artista è diverso, ci sono i critici che sono fatti ad hoc per recensire, quindi 50 e 50, viene criticato molto, Iago viene apprezzato molto da un altro filone. Viene tanto criticato? Sì, cioè ho letto diversi articoli, però comunque io l'apprezzo, è uno dei miei artisti contemporanei preferiti. Per cosa viene criticato? Sempre per suo discorso di Michelangelo, forse sulle opere in generale, però io i prodotti che ho visto sono tutti bellissimi. Cioè, comunque riprendiamo sempre lo stesso leitmotiv, cioè alla fine è l'articolo stesso che ti crea il problema, perché nel momento in cui tu fai un articolo su di te che dicono il 21enne è diventato famoso, sì. È normale che poi arriva il 60enne di Noto Antica che sì. Va a scrivere. Ma lo sai qual è stato il problema? A Tribune, questo magazine d'arte che gli è andato bene l'articolo su Facebook, aveva fatto tipo 13.000 like, che su Facebook significa che la copertura sarà 200.000, 300.000, l'hanno ripubblicato un mese dopo perché hanno visto che andava bene ed è riandato virale, certo. E le persone hanno attaccato me dicendo ma questo qua si sta facendo sponsorizzare troppo, ma io non avevo fatto nulla, non mi avevano avvisato né nulla, quindi ho ricevuto queste accuse per questo. Facebook era troppo pieno di haters, di odio, di persone che dove scrive proprio ti represso proprio più di LinkedIn. Io mi scontro con mia madre perché lei dice no, Facebook è un social come gli altri, anzi è meglio. C'è più odio, tanto odio, troppo odio rispetto a TikTok, Instagram no. Cioè, bellissimo, sì. TikTok al secondo posto, Instagram al terzo. La cosa più bella, complicatina come domanda, che è molto generica, però la cosa più bella che hai visto. Sì, che hai visto, che hai ripreso. Il posto più bello nel tuo ambito, ovviamente. Ok, il mio posto preferito, sì. O diciamo la cosa più pazzesca? Quello preferito. Allora, te ve ne dico due. La cosa più pazzesca, che veramente mi sembrava di essere sballato dopo averla vista, è la seconda volta che ho fatto la collab con i Musei Vaticani. Quando ho visto la Cappella Sistina da solo, con le luci del conclave accese, che non vengono mai accese, quindi ci sono queste luci che illuminano il basso, ma anche illuminata verso l'alto. Sono stato un quarto d'ora lì ed ero... Vengo da solo? Sì, ero da solo con il custode e il mio amico. Immagino tipo tutto in penombra. Mare, guarda, di notte i Musei Vaticani sono una cosa pazzesca. Quindi questo, poi ti dico che la mia chiesa preferita in assoluto è la chiesa del Gesù a Roma. È in assoluto la mia chiesa preferita, sia per armonia dei colori, sia per la luce che entra. A qualsiasi orario della giornata c'è sempre un fascio di luce, è una cosa pazzesca. Ma la cosa vuoi far tu? Vuoi continuare a raccontare? Le chiese finiranno, No, però secondo me alla lunga poi... cioè tutto puoi fare, vuoi... Non penso che comunque anche solo per quanto possa essere prolifico riesca a finire tutta l'arte che c'è anche solo a Roma. Però magari arriverà a un certo punto in cui vuole diversificare. Immagino che tu, non lo so, ti sto chiedendo, vuoi parlare sempre della stessa tipologia di arte o vuoi anche ampliare tutto verso una cosa più moderna, verso anche l'estero, che ne so, sto Allora, sì, sicuramente l'obiettivo è ampliarci verso l'arte moderna, perché così inglobiamo più cose, però c'è da dire che le persone che mi seguono sono abituate ad un certo tipo d'arte, quindi interagiscono quando c'è quella determinata luce, quel determinato movimento. È una pagina IG molto strana la mia. Ho fatto test e quindi vedo che comunque pubblico un video dal Maxi, che è il museo d'arte contemporanea, d'arte contemporanea più conosciuto d'arte moderna contemporanea, perdonatemi, più famoso di Roma. Non interagiscono le persone, quindi sì, poi sicuramente un topic è cambiare il linguaggio, perché già da un anno e mezzo che faccio questi video, appunto mi sto concentrando tanto su TikTok perché sto capendo che è un media potentissimo. C'è già solo ho visto quello che avete fatto voi con il trend di presentare squadra. Cioè, porca miseria, siete partiti da un video così, anche il Napoli ha fatto il video.
Cioè, ad esempio, quella cosa potete dire, anche se in realtà sto notando un po' che sta diminuendo la viralizzazione, non sul mio profilo, ma in generale. A sì. parte magari il caso perché... super tipo pescheria sì. e tutto il resto. Ora c'è quello sardo che tu appare tutto. Sì. Sente, sì. Sì. Sì, poi il problema di queste persone qua è che, guarda, fanno queste cose, poi le iene le intervistano e subito dopo scompaiono. È tipo... Mi fanno morire questa cosa, sono le iene. Dove sono le iene? Perché non sono le iene? Sono dei fiammiferi, no? Sì, ma ricordo che Honduras c'è le frangogioia. Vero? Sì, però tuttora fanno roba. Tuttora fanno roba. A lui piacciono molto. A me piacciono, cioè a me fanno morire. No, ma loro sono... Però quando fanno la musica italiana. No, no. Quando fa la musica italiana gli mette comunque delle parole inglesi inventate. Ma già solo il fatto che hanno reso famoso povero Gabbiano. Cioè io povero Gabbiano con loro? Sì, cioè io non so voi, ma io la conoscevo tipo da 10 anni a scuola, cioè sparavamo nell'assemblea di istituto. Di che anno sei tu? 2001. Ah, 2001, sì. Porco, quindi fra pazzi ha 32 anni, cioè sono bianco. Ti immagini? Vabbè, lo vedi dal fatto che ha la barba ma non ha i baffi, come hanno detto nel video di passato del podcast. Sono da uno che ha un passato con... Controverso. Controverso. Ma cioè, lo dici tu? Cioè, dipende il tipo di baffi. Mi dispiace, comunque tuo zio ti abbia toccato per me. No, no. No, o forse sì, Nico. Chi lo sa? Ti chiederei di fare la domanda. La domanda. Vai. Come lo prendi il panino del cane? Vabbè, allora, un attimo. Io perché ho scoperto recentemente questa cosa. Perché a Siracusa? Perché? Certo. Perché io ho scoperto che a Catania, perdonatemi, ma non si mangiano il panino con la carne di cavallo al camion. Mi hanno detto che se lo prendono con la porchetta. Sì, cioè, invece il siracusano è diverso. Cioè, mangiamo la carne al camion. Quello svizzero, no? Sì, il panino più buono in assoluto, tu mi sai, puoi confermare, io ho tavola. Panino di Ottavola. Non so. Che ho visto anche catanesi venire andare da Liotta a mangiare questo panino. Però una cosa che apprezzo tantissimo, cioè notico il Bazzo, noto la Bazzo e in circostanze la Bazzo abbastanza spesso, ma il panino con la carne di cavallo fatto in quel modo, lo svizzero, sì. Peccano molto nel pane, ovunque. Ma nei condimenti perché non sono tanto pane. Ma il panino fatto in quel modo è davvero... Wow, cioè a me piace veramente tanto, però è un'altra cosa. Quindi non ti posso rispondere. Cioè, il panino del camion di catanese, carne di cavallo, svizzero, funghi piccanti, olive. Bello sapido. Sì, però. Allora ora ti aggiungo questo che è una chicca, salsa e gamberetti. Questa no, cocktail di gamberi. Sì, cocktail di gamberi, okay, però quello sono due professionali. Sono due panini troppo diversi. Capito? Sì, sono troppo diversi. Ma da gusto così li fanno. È proprio il concept diverso. Sì, quindi cioè non lo so, io ho visto carne e pesce. Carne e pesce. Quanto costa il panino da adesso? Questa è una nuova domanda. Questa ragazzi, da gusto a 4,50 costava 6 anni fa, adesso ne costa 6. No, da noi costa 3,50. 6 euro. Quattro, non 3 euro. Il migliore costa 4 euro con tutti i condimenti, certo, chiaramente i condimenti non si pagano. 6 euro da noi però c'è uno di cui non dirò il nome, storico. Storico. Che ti fa pagare ogni condimento. Ma voi ad Augusta lo fate il famoso fuggi, cosa che mi hanno insegnato. Anche in un altro modo, non lo so, mi hanno insegnato a Florida dove... Delle scappi senza pagare. Sì, il fuggi. Ma perché non è più in piazza, quindi puoi farlo. Sì, cioè, sì, ma proprio Florida è tipo usanza storica fare il suo fuggi. Allora, io... Quando c'è Noah che sta ridendo come una dannata. Ci sono i poveri paninari che non guadagnano niente. Insomma. Non ho mai visto. C'è cioè, più una cosa alla Robin Hood, capito? Posso dire una cosa? Io non lo faccio perché sono una persona onesta. Poi tu te la vedi tu come sei combinato con la tua anima. Se rubi. No, ma che? Ma io non lo faccio. L'ho fatto una volta 10 anni fa. E abbiamo fatto perdere la vita. 10 anni fa, ma avevo 11 anni. Cioè, ringraziamo con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Rapaz, Nicolò, Alberto. Ah. New arrival. E Roberto. Grazie per essere stato con noi, perché ci ha permesso di poter parlare di arte e pure. Ma grazie mille a voi, io sono super fan del vostro. Del vostro podcast. E prima, tu sei un bellissimo ragazzo. Mi auguro Guardo tutto il tempo con tutto un certo il tempo. Io. Va bene, grazie a tutti. Buonasera.